Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Nelle pagine di Blog Sicilia abbiamo raccontato storie, a volte anche drammatiche, di imprenditori che si sono visti, sono stati costretti ad affrontare delle situazioni davvero gravi in questi anni, anche prima con la pandemia, poi successivamente anche appunto con la crisi dovuta al Covid e adesso anche in questi ultimi anni, dove appunto una crisi economica sta creando gravi problemi. E adesso vogliamo raccontarvi invece di una realtà che in tutti questi anni ha sostenuto appunto queste figure importanti per la nostra economia. E quindi non cerchiamo di dare delle speranze, ma cerchiamo appunto di raccontarvi di una realtà che è presente nel territorio. E lo facciamo con delle persone che hanno avuto, appunto, vissuto sulla propria pelle delle situazioni abbastanza complicate e che sono state sostenute dall'associazione e poi sono diventate a loro volta anche delle volontarie che aiutano, appunto, altri imprenditori in questo cammino non semplice. In studio con noi, qui lo vedete, abbiamo Paolo Traina, che è un volontario dell'associazione Imprenditore Non Sei Solo, come vedete nel nostro schermo. E allora, ci racconti che cos'è questa associazione? Intanto grazie per la visibilità a nome dell'associazione. È un'associazione a livello nazionale che ha come missione quella di aiutare e ridare dignità agli imprenditori. È presente in molte regioni d'Italia e ci stiamo ulteriormente espandendo. La prossima, per esempio, sarà in Toscana. È un'associazione che nasce dall'idea di due imprenditori che vista diversi anni fa, che vista un momento di grande crisi per l'imprenditoria nazionale, anche imprenditori che disposti a arrivare anche a gesti estremi, Estremi. diciamo, sono intervenuti in aiuto, a supporto di questi imprenditori e hanno dato loro il tempo, le competenze, la formazione per cercare di far riprendere il controllo delle loro imprese. Diciamo che stare da soli in certe condizioni è la mazzata definitiva, dico, quindi mettere in rete queste esperienze, queste realtà, anche una parola di conforto, una parola di sicuramente aiuta moltissimo. Ma qual è il vostro impegno proprio quando qualcuno bussa, diciamo, alla vostra associazione? Allora, l'impegno dell'associazione è quella di dare opportunità a tutti quelli di cui, diciamo che ne hanno bisogno, diciamo, un supporto, su vari, diciamo, dimensioni, su vari livelli, che può essere un supporto tecnico per quanto riguarda le varie aree della propria azienda. Cioè viene fatto un percorso, diciamo, personalizzato di formazione, ma non solo teoria, ma anche pratica, esercizi. Vengono fornite consulenze tipo specialistico sulle vendite, sul marketing, se occorre anche sull'area legale, se non fiscale, la gestione dei debiti di natura tributaria, ma anche semplicemente verso i fornitori. Viene dato un ampio respiro, un ampio supporto da diversi punti di vista. Ogni mese c'è la classe fisica che avviene in questo momento in 7 regioni d'Italia, ma poi c'è anche per chi non può seguire una classe invece virtuale su una piattaforma, quindi può essere seguito, quindi sempre con un percorso personalizzato, può seguire questa aula. 850 gli imprenditori assistiti in questi anni, e ne abbiamo qualcuno in linea, appunto lo dicevamo prima, Stefania Rampolla adesso è anche volontaria, nel senso che assiste anche i suoi colleghi. Ci racconta la sua esperienza? Com'è che si è avvicinato a Imprenditore Non Sei Solo? Buonasera. Allora, io mi sono avvicinata proprio nel 2019, il periodo del Covid, all'inizio del Covid. Sono entrata in crisi sia personale che lavorativa e devo ammettere che Impio mi ha salvato la vita perché mi ritrovavo in un baratro e grazie a loro che mi hanno aiutato e mi hanno
aiutato non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista personale, ho fatto un percorso lungo, duro, ma che mi ha portato a superare le difficoltà personali e soprattutto le difficoltà lavorative. In che cosa l'hanno aiutata? Come materialmente? Fondamentalmente che io non sono la mia azienda. Io come persona valgo anche se la mia azienda in questo momento, per dire, è in difficoltà. Quindi l'importanza di staccarmi e di vedermi soprattutto come persona, quindi come una persona, una bella persona, una persona che vale, che in un momento di difficoltà sicuramente, ma che grazie a loro che mi hanno dato gli strumenti giusti, può uscire dalla difficoltà dal punto di vista lavorativo e quindi ritornare a essere una parte attiva nella società. Quindi diciamo una ricostruzione dalle fondamenta. Sì, fondamentalmente sì, perché ti portano a rivalutarti. E ti danno i mezzi per ricostruire la tua azienda. Possiamo E sapere di che quindi cosa si occupa? Di cosa si occupa lei, io senza sono fare... medico veterinario, ho un ambulatorio a Ah. Palermo e non bravissimi in medicina, ma a livello aziendale il nulla più assoluto. Non ci hanno mai insegnato i principi su cui si fondano le aziende, non ci hanno mai insegnato che cosa significa essere imprenditore. Abbiamo imparato che cosa significa essere medico. Quindi alla prima difficoltà sono crollata, mentre loro mi hanno insegnato la parte appunto imprenditoriale, spiegandomi dalle fondamenta come si deve gestire un'azienda. Come si deve gestire un'azienda? Ma intanto, Facciamo un sunto, diciamo. diciamo, intanto volevo sottolineare che l'associazione è formata da volontari che sono tutti imprenditori o liberi professionisti. E quindi già l'impronta è aiutare l'imprenditore, ma da chi? Da un collega, da Sì, qualcuno che che già ha comunque... vissuto, diciamo, Esatto, assolutamente e quindi più un'esperienza. facilmente si può immedesimare nelle esperienze di ciascuno. Quindi consideriamo il fatto che l'imprenditore poi in certe difficoltà si sente solo, veramente Sì, solo, perché assolutamente. nonostante abbia magari collaboratori, familiari che gli stanno vicino, comunque nelle sue scelte si sente solo. Ecco, in quel caso sicuramente l'associazione è là, pronta a dare una mano, un supporto di vario tipo. Per cosa, come interveniamo? Sicuramente interveniamo su vari livelli, come dicevo prima, nella gestione di impresa. Gestione di impresa che può andare appunto nella gestione Che delle abbiamo vostre. visto che è fondamentale perché si hanno le competenze mediche, ma non si hanno appunto che sono completamente diverse. Esatto, per esempio uno degli aspetti sono la gestione delle risorse umane. Non sempre gli imprenditori o i liberi professionisti sono già, come dire, pronti a gestire risorse. Gestire risorse significa avere empatia, avere leadership, avere comunque un carisma nei confronti dei propri collaboratori. Deve condividere quelli che sono i valori, la missione della propria attività, della propria impresa, cosa che non è così scontata. Così scontato. Dall'altra parte anche un controllo dei numeri. Che vuol dire anche gestione finanziaria. Sicuramente è un effetto, però molti degli imprenditori, dei liberi professionisti che sono assistiti hanno delle difficoltà sull'aspetto finanziario, ma ripeto, è solo uno degli effetti. In realtà, diciamo, le cause possono venire, diciamo, possono essere multiple, diverse, ognuno ha le sue. Sicuramente, per esempio, la presenza di persone demotivanti può nei confronti dell'imprenditore, sicuramente non alleggerire la sua già difficile situazione. Ma anzi appesantire. Lei come si è, Stefania Rappolla, come si è avvicinata a questa associazione? Come ha conosciuto l'esistenza di questa associazione? L'ho conosciuta tramite Facebook, ho trovato gironzolando la loro pagina dove spiegavano la loro missione. E ho deciso di scrivere dicendo tutto quello che io stavo passando in quel momento.
immediatamente, veramente tempo brevissimo, sono stata contattata e abbiamo fatto una lunghissima telefonata con Lara, che è una delle fondatrici di Imprenditore Non C'è Solo, che si è subito preoccupata di capire come io mi sentissi e se avevo la possibilità di avere qualcuno accanto che mi desse una mano, anche semplicemente a livello psicologico. Dopo che ha capito tutta la mia situazione, eccetera, mi ha spiegato che cosa potevano fare per me, che non è un aiuto materiale, nel senso non danno soldi, ma ti aiutano a imparare a fare soldi, nel senso a tirare sulla tua azienda, quindi ti danno gli strumenti per e ti insegnano come devi fare per uscire dalla crisi, in maniera tale che poi vai con le tue gambe senza bisogno più di aiuto di nessuno. E lei dal tunnel è uscita? Lei dal tunnel è uscita? Diamo un messaggio di speranza, dico, dopo anni e dopo... Quindi adesso cammina di nuovo con le proprie gambe e riesce a portare avanti. E quindi dare sostegno anche ad altri, a quanto lo dice, appunto. Sono diventata volontaria proprio perché capisco che c'è, soprattutto in Sicilia, in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia c'è bisogno di spronare gli imprenditori a non vergognarsi, a non pensare sto andando in crisi, sono in crisi, sono una persona fallita. No, le crisi le abbiamo passate tutti e come io e Giorgia se ne esce. Bisogna solo mettersi lì, lavorare, imparare, mettersi in discussione, ne esci e puoi dare a tua volta aiuto ad altri imprenditori. Diciamo come si può contattare appunto l'associazione. Ma l'associazione si può contattare intanto, diciamo, in maniera molto semplice tramite il sito Imprenditore Non Sei Solo, dove ci sono vari contatti per mail, ma non solo per mail, e di conseguenza viene subito chiamata, ci sono i numeri di telefono, viene subito chiamata e di conseguenza viene fornita subito assistenza, viene fatto, diciamo, una sorta di preanalisi su quelle che sono le difficoltà dell'imprenditore e di conseguenza, come dicevo prima, si inizia un percorso personalizzato. C'è una sede a Palermo, ci sono sede in alcune zone, mi diceva appunto, dell'Italia, non in tutte, a poco vi state allargando. E infatti noi abbiamo in collegamento Giorgia Crimi, che è appunto un'imprenditrice anche lei, assistita adesso e adesso volontaria. Ci racconta un po' la sua storia. Beh, io sono siciliana in realtà, solo che... esportata al nord, infatti io sono stata seguita... Molto frequente questa, molto frequente in questo ultimo periodo. Ho iniziato a prendere i contatti con addirittura la sede di Bologna, perché all'inizio forse non c'era neanche a Milano dove io risiedevo. Mm-hmm. Anche io, diciamo... del tutto casualmente sono venuta in contatto con Imprenditore Non Sei Solo. In realtà volevo mandare quello che poi è diventato il mio ex marito, che aveva una situazione complessa e alla cui azienda io mi ero immolata negli anni. Poi in realtà appunto fu Lara Campoli che mi chiamò e mi disse: sei tu quella che innanzitutto noi dobbiamo aiutare. Perché io avevo una carriera, io sono un avvocato e mi occupo di diritto d'autore, quindi spettacolo, musica, eccetera. E, però mi ero appiattita sull'azienda di mio marito, sulla famiglia, e quindi avevo perso un po' il senso di me stessa e del mio lavoro. Ed è stata Lara che mi ha detto: inizia a puntare su di te. Io ho proprio iniziato nel periodo della pandemia, quindi mi isolavo, mi chiudevo nella stanzetta con le mie figlie ancora più piccole di ora, adesso vanno all'elementare, all'epoca all'asilo,
e mi chiudevo appunto e seguivo, all'epoca si facevano diverse dirette per, diciamo, anche tenerci uniti, tenere alto lo spirito del gruppo, e poi mi facevano appunto delle consulenze individuali. Però è, diciamo, davvero, stata la chiave di volta della mia vita, perché io cos'era, marzo 2020, forse avevo un cliente, o lo stavo trattando giusto in quel periodo, lo stavo prendendo in quel periodo. Adesso comunque non solo ho ovviamente ricostruito tutto il mio percorso, il mio studio legale, ed ho clienti su Milano ma anche in Sicilia, perché ovviamente io continuo a spostarmi fra il nord e la mia terra, no? Ma ho anche parallelamente seguito un altro percorso, che, diciamo, era proprio in nuce all'epoca dell'incontro con Imprenditore Non Sei Solo, però è stato il percorso, che mi ha fatto entrare a scuola, e adesso sono insegnante, sono diventata di ruolo. Insomma, in 3 anni la mia vita è cambiata, e tant'è che, diciamo, io ci tengo molto a dirlo, adesso anch'io, insomma, sono supervisore, volontaria. Ho fatto proprio perché noi facciamo un percorso molto difficile come assistiti, ma altrettanto difficile come, diciamo, per essere introdotti al mondo appunto del volontariato, per diventare supervisori. Quindi ho superato l'esame e sono, diciamo, ho fatto un vero e proprio salto di qualità, quindi ci tengo molto, ecco, anche alla mia qualifica di supervisore. Come si avvicina un imprenditore che ha difficoltà? Cosa gli si dice? Non è facile, assolutamente. E infatti noi, diciamo, forse proprio come brand ambassador, diciamo, vedendo il nostro percorso, anche rivelando della nostra crisi personale, delle nostre difficoltà, facciamo un grosso servizio, perché qualcuno si può immedesimare in quello che è stato il nostro percorso. Se io direttamente mi approccio a qualcuno che vede in difficoltà, e come avvocato io ne vedo tantissimi colleghi in difficoltà, è molto difficile, che, come dire, tu puoi spiegare: ho fatto questo percorso, sai, sarebbe bello anche tu, magari interessati, eccetera. Però se non hanno già l'idea di voler essere aiutati, è molto difficile. Quindi non saprei esattamente. Io, diciamo che tendo a diffondere il verbo di imprenditore non sei solo a chiunque. Non sono, diciamo, di natura una persona che tiene segrete le proprie vicende, anche se mi espongo ovviamente, sia Appunto, quelle buone esposti, esatto, infatti. che quelle cattive. Infatti, è questo, ma penso che sia questo, diciamo, per chi ha affrontato una crisi, la vera forza, Diciamo che quello di non smettere. le fragilità fanno parte del nostro essere umano, dico guai, cioè Però quello viverla in che questo modo è. Certo, appunto è non è una costruire società che. Non è una società rapporti che. sempre, diciamo, spinti al meglio. Invece Sì, dico, bisogna non è una avere. società che accetta molto le fragilità, perché è una società che cerca di espellere, quindi dico che cerca buttare fuori perché si è tanti Quindi e noi, quindi. infatti, il percorso controcorrente è quello che secondo me serve: dire ce la puoi fare, ce l'ho fatta io, quindi ce la possiamo fare tutti. Non so, io Ce la sono una possiamo persona fare tutti. normale, ecco. Allora, ci sono degli impegni, degli appuntamenti in questi a ridosso adesso dal novembre, no? C'è un momento importante a Palermo, è anche un modo per poter conoscere l'associazione. Quando sarà e come si. Sì, sarà il 17 novembre alle 18:30 in via Regina Siciliana nord-ovest, Diciamo dove sono i palazzi 72-75, i quelli Palazzi Rosa. e i Palazzi Rosa, appunto diamo un numero civico pure. 72-75, Ecco, sono i. sono dopo lo svincolo di Via Belgio, Esatto, per chi conosce perché Palermo. conosce Palermo, e quindi lì ci sarà un momento di incontro, un Sì, momento di. diciamo che è un momento di visibilità per fare conoscere l'associazione a tutti quelli che vorranno, diciamo, avere il piacere di partecipare. Per chi è interessato magari a voler diventare volontario e darci una mano, ma anche a tutti gli imprenditori che magari vorrebbero un consiglio sulla loro attività, sulla loro Non gestione. bisogna arrivare all'ultimo, dico, si può anche No, pensare di poter esatto. affrontare i problemi Sì, anche prima, forse è anche più semplice assolutamente sì. E risolverli. poi una cosa che mi piace sottolineare è che l'associazione è molto attenta
ha una policy molto rigida, ha delle regole molto rigide per cui tutte le persone che vengono non vengono, vengono accolte senza nessuna discriminazione di etnia, di opinione, di religione. Il discorso non è scontato, ma soprattutto nelle policy c'è assenza di giudizio. Nessuno viene giudicato per quello che... per nessun motivo, tutti siamo uguali, tutti sono sullo stesso piano. Altrimenti se già viene giudicato sarebbe il colpo di grazia. Assolutamente. Allora io volevo semplicemente dare la parola a Stefania Rampolla che ci deve tra un po' lasciare. Allora mi lancia un messaggio agli imprenditori, a chi ha difficoltà per avvicinarsi all'associazione. Che verranno sempre accolti in famiglia. INS è una grande famiglia dove, come diceva Paolo, nessuno viene giudicato, dove tutti abbiamo passato momenti di crisi e tutti ne siamo usciti, e se ne siamo usciti noi, qualunque imprenditore ne può uscire, e bene, verrà sempre accolto con amore e con veramente, diciamo, un aiuto a loro, alle loro famiglie, senza voler sapere niente, parli per il loro passato o per qualunque altra cosa. Bene, Giorgia Crimi, allora quindi dai periodi bui si può uscire? Si può uscire, non bisogna smettere di parlarne, di informarsi, di chiedere, forse è proprio chiudersi in se stessi è la cosa più sbagliata, quella che poi ci porta ad implodere. Invece, magari parlando un po' con tutti, c'è qualcuno che è poi disposto a darci la mano, come mettendo in rete il dolore, diciamola così, sì. Ecco, che è fondamentale. Quindi la richiesta, anche le nostre fragilità. Io vorrei dire una cosa a chi si approccia all'impresa, anche al libero professionista, perché io poi faccio parte anche Stefania, lei è una libera professionista, io sono un avvocato, lei è un veterinario. Noi non siamo abituati, noi ci formiamo tutti, diciamo, esclusivamente le competenze tecniche, non siamo abituati a ragionare nella logica dell'azienda. Quindi io mi rivolgo a chi vuole cominciare. Bisogna non sottovalutare questo aspetto organizzativo, quindi pensarci prima, oltre ovviamente a chi è in difficoltà e ha bisogno, diciamo, work in progress di una mano, però non sottovalutare quelle che sono le competenze appunto organizzative e aziendali che sono alla base del nostro lavoro. Va bene, io la ringrazio davvero, ringrazio tutti di essere intervenuti, e diamo appuntamento sicuramente un'altra volta, perché continueremo a affrontare questi temi, perché purtroppo la crisi, diciamo, è ancora molto molto diffusa e ci saranno sicuramente altre persone, uomini e donne, che avranno bisogno di voi. Io vi ringrazio davvero tanto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima puntata.